È più corretto usare il termine le epilessie, in quanto esistono forme diverse come causa. Ci sono le forme genetiche, forme dovute a lesioni cerebrali, congenite o acquisite, forme dovute a malattie progressive, con quadri clinici ed evoluzioni completamente diverse. Elemento in comune è la crisi epilettica. Crisi che è dovuta a una scarica elettrica abnorme a livello del nostro cervello, che può interessare una parte ristretta o interessare tutto il cervello. Dal punto di vista clinico, il paziente può presentare semplicemente una compromissione della coscienza di breve durata, si arresta, cioè quella che si chiama un'assenza, e questo non richiede particolari assistenze. Invece, quando ha la crisi classica, quella che tutti conosciamo, in cui cade a terra, perde coscienza, diventa rigido, poi si scuote, può anche diventare scuro perché in quel momento c'è un arresto del respiro, allora bisogna stare vicino al paziente, metterlo su un fianco, evitare che scuotendosi possa farsi male, evitiamo anche di fare manovre di intervento eccessivo come quello di aprire la bocca, interventi del genere che non servono assolutamente a niente. La crisi finisce nel giro di 1-2 minuti e il paziente riprenderà a respirare. Questa crisi epilettica così drammatica sicuramente è emotivamente molto coinvolgente, però in realtà non lascia danni a livello del cervello. Perché una crisi possa causare dei danni deve durare mezz'ora e questi sono eventi veramente rarissimi. Epilessia vuol dire, viene dal greco epilambano, che significa cogliere di sorpresa. E quindi il problema è che le crisi epilettiche non sono prevedibili. Il 70% dei pazienti raggiunge il controllo delle crisi con la terapia antiepilettica. Questo restante 30% dei casi può giovarsi di altre terapie, che sono ad esempio la chirurgia dell'epilessia, se si tratta di un'epilessia di tipo focale, oppure la dieta chetogena, oppure la stimolazione del nervo vago. Il percorso diagnostico nel campo dell'epilessia si basa prima di tutto su un'attenta raccolta dell'anamnesi, poi si passa alla fase diagnostica strumentale. Ancora oggi l'elettroencefalogramma ha un ruolo primario in quanto ci permette di studiare come funziona il cervello. La neuroimmagine, che ci permetterà di studiare invece come è fatto il cervello, quindi se ci sono lesioni, malformazioni o lesioni progressive, e poi se sospetteremo una eziologia genetica, faremo delle indagini genetiche, se sospettiamo un'eziologia metabolica faremo le indagini metaboliche, e quindi c'è tutto un complesso di studi che servono per la diagnosi precisa.